E parliamo dei topi da biblioteca, cioè di tutti quegli studenti che sono letteralmente sommersi di informazioni. Hanno comprato decine di corsi, hanno cercato di leggere decine di libri, nella maggior parte dei casi li comprate e neanche li leggete perché vi conosco abbastanza bene. Siete iscritti a tutti i webinar, vi seguite tutte le dirette Facebook possibili e immaginabili, come se non bastasse sottoscrivete anche le membership, però i vostri risultati sono sempre pari a zero. Ebbene sì, questo è un problema che da studente in primis ho dovuto gestire, quindi so esattamente che cosa si prova quando si è letteralmente sommersi di informazioni, di competenze a destra e a sinistra, si fa addirittura fatica a starci dietro a tutte queste informazioni che abbiamo a nostra disposizione, eppure i nostri risultati non cambiano mai, eppure il business va sempre allo stesso modo, eppure non riuscite a dare quella svolta che stavate cercando, che è quella che tra l'altro vi ha spinto a comprare corsi a destra e a sinistra. Ripeto, so benissimo cosa si prova ed è anche per questo motivo che sto facendo questo video, per dare un supporto sia a chi non è mio studente, ma anche a chi è mio studente. Perché? Perché ragazzi, voglio dire, dobbiamo prendere consapevolezza di un concetto. Viviamo in un momento storico nel quale il mercato della formazione vomita informazioni ogni santissimo giorno. È pieno di corsi che vengono lanciati, di webinar, di membership. Questa è l'ultima piaga di questo settore, dove ormai ogni studente è convinto che ciò che debba fare è aggiornarsi, avere informazioni ogni santo giorno della sua giornata, è come se non bastasse fare ore e ore e ore di ascolto, perché poi un giorno, non ben precisato, arriveranno i risultati. Ora, se tu ti trovi in questa situazione, io vorrei dirti una cosa: metti pausa, calmati, sciacquati la faccia e ascoltami molto attentamente. Ci sono due cose di cui devi prendere consapevolezza. La prima è abbastanza banale, ma evidentemente dobbiamo partire dalle basi. Ma se impieghi tutto il tuo giorno a studiare, a raccogliere informazioni, ma mi spieghi quando troverai il tempo per applicare? Quando troverai il tempo di prendere queste informazioni e tradurre in risultati? La seconda cosa che ti voglio dire è che ti serve fare riprogrammazione mentale. Sì, a questo punto mi dirai, ma come? Mi hai detto che ho comprato troppi corsi e me ne vuoi vendere un altro? Sì. Purtroppo devi partire da un presupposto, che se ti trovi in quella situazione, quindi se in questo momento sei sommerso di informazioni ma non riesci ad applicarle, beh, significa che il tuo modo di pensare è sbagliato, che in passato hai fatto azioni sbagliate e che molto probabilmente hai preso anche decisioni sbagliate. Per cui il problema non lo risolverai guardando questo video, men che meno facendo finta di non ascoltarmi. Il problema lo risolverai soltanto facendo un percorso di riprogrammazione mentale, perché evidentemente le tue abitudini credenziali e personali sono profondamente sbagliate. Ora, un principio che mi contraddistingue sin dal primo giorno che ho fatto l'ingresso in questo mercato è quello di dare istruzioni pratiche e pragmatiche. È quello non soltanto di spiegare che ci sono certe cose da fare, ma spiegare anche quali sono i problemi e le radici del problema. Perché se non hai consapevolezza di quello che stai facendo, ma come diavolo pensi di poter cambiare i tuoi risultati? Quindi permettimi di aiutarti a capire perché in questo momento hai bisogno di fare riprogrammazione mentale. Soprattutto permettimi di spiegarti perché sei arrivato in questa situazione. Ora, una delle credenze più diffuse, una delle abitudini credenziali che è veramente presente nel 99% delle persone che falliscono, è questa idea che per avere risultati servono le competenze. Questo purtroppo è un principio dal quale veramente è difficile scollarsi, perché le nostre esperienze ci hanno insegnato che effettivamente per avere risultati servono le competenze. Cosa ci dicevano a casa i nostri genitori? Vai a scuola e studia, che poi un giorno troverai un lavoro. A scuola cosa ci dicevano? Studia di più, leggi anche la nota a piè di pagina del libro, perché così i tuoi voti miglioreranno. E la cosa paradossale è che quando poi entri nel mercato del lavoro, la solfa non cambia. Ti dicono che per diventare manager devi fare la specializzazione, che se vuoi essere dirigente ti serve il master, e quindi è un continuo reiterare questa idea, che ti servono le competenze, che ti servono le informazioni, che ti servono le conoscenze, perché senza di quelle non potrai mai ottenere risultati. Ma questa è una grandissima sciocchezza, voglio dire, è evidente, è oggettivo, lo puoi controllare tu stesso. Se così fosse, non ci sarebbero studenti che si sono laureati e che sono disoccupati. Se così fosse, chiunque compra un corso dovrebbe essere ricco. E a questo punto basterebbe comprare un corso per essere ricco, non centinaia di corsi. Ecco, questo è un problema, questa è una tematica che effettivamente all'inizio non viene compresa, spesso viene sottovalutata.
Ma ti posso dire per esperienza diretta, e voglio dire, da questo punto di vista penso di poter parlare senza alcun tipo di obiezione, visto che sono uno studente di successo di Billuca, di Tindaro Battaglia e di Alessandro Arnau. Beh, quello che ti voglio dire è che le competenze non bastano. Mi dispiace se hai creduto che fosse così, ma la realtà è ben diversa. Perché se poi queste competenze non le applichi, i tuoi risultati non cambiano. E torniamo proprio al punto di partenza. Perché ti stai riempendo di competenze e non stai applicando nulla? Questo ci porta a parlare della seconda ragione per la quale molto probabilmente ti trovi in questa situazione, che possiamo etichettare con il concetto di insicurezze. Che cosa significa? Beh, che in questo momento molto probabilmente tu hai un obiettivo economico. Potrebbero essere i 10.000, i 30.000, i 100.000, qualunque cifra sia. Il tema è che in questo momento la tua immagine, la tua self-image non è coerente con questo obiettivo. Tu non ti senti all'altezza ed è inutile, puoi nascondere questa insicurezza agli altri, ma io lo so perché ci sono passato in prima persona, quindi so esattamente quello che stai provando. Tu non ti senti in grado di raggiungere questo obiettivo. Quello che stai facendo è sperare. Sognare letteralmente ad occhi aperti che riuscirai a raggiungere questo obiettivo. E siccome ti senti insicuro, siccome sai di non essere in grado, che cosa fai? Non applichi e cerchi ulteriori informazioni, cerchi le sicurezze, cerchi delle certezze e le cerchi all'esterno, non dentro di te. Per cui compri un altro corso, fai una coaching in più, fai una consulenza in più e come se non bastasse, quando fai un minimo sforzo per cercare di applicare, che cosa fai? Inizia a fare qualcosa e chiedi conferma dentro quel maledetto gruppo Facebook al quale sei iscritto. Ragazzi, ma secondo voi questa keyword è profittevole? Ragazzi, ma secondo voi questa landing page l'ho fatta giusta? È vero o no? Perché sei insicuro, perché non ti senti in grado di raggiungere questo obiettivo, per cui quello che fai è cercare delle certezze altrove. Quello che in realtà vuoi è che qualcuno ti dica che ce la puoi fare. Beh, te lo dico io, ce la puoi fare. Ma devi tu credere in te stesso, perché io posso dirti qualunque cosa possibile e immaginabile, ma poi sei tu l'attore protagonista nel tuo business. Sei tu che devi compiere azioni. Per cui se non credi tu in te stesso, non puoi mai ottenere alcun tipo di risultato. E questo ci porta poi a portare ad un ulteriore aspetto, un'altra problematica che spesso viene abusata da tutti quegli studenti che falliscono miseramente. Le scuse. Non ottengo risultati perché è colpa del corso, fammene comprare un altro. Non ottengo risultati, beh, perché il corso non è completo, fammi comprare un altro corso. Oppure ancora, quella che preferisco di più in assoluto, non ho tempo. Guarda, mi piacerebbe, ma non ho tempo. Lavoro e poi devo studiare questo, 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 devo guardare le dirette di questo e quest'altro, devo guardare i video YouTube a destra e a sinistra. Ma perché invece di riempirti la mente di informazioni che in questo momento non ti servono, non metti pausa, non prendi una singola informazione e la applichi per ottenere risultati? Ecco, vedi che ti serve la riprogrammazione mentale? Lo capisco perfettamente perché ci sono passato io, in primis. Ero anch'io uno studente come magari sei tu in questo momento, quindi so esattamente le difficoltà che si riscontrano quando compri un corso e non arrivano i risultati e inizi a titubare. È colpa mia? Mi mancano le informazioni? Ho bisogno di questo, questo e quest'altro? Ecco, lo capisco perfettamente. Ma ti dirò di più che è un problema che ho già visto, non soltanto in prima persona, ma che ho anche aiutato a superare a tanti studenti che ce l'avevano. Nello scorso anno, nel 2020, ho accompagnato 442 studenti nel loro percorso di riprogrammazione mentale, i migliori dei quali hanno avuto degli incrementi mensili nei propri guadagni nell'ordine del 645%. Tanti studenti si trovavano in una situazione analoga, avevano comprato corsi a destra e a sinistra, erano passati da un business all'altro senza mai avere risultati. E poi che cosa hanno fatto? Beh, hanno fatto un percorso di riprogrammazione mentale, hanno risolto il problema alle radici, non con palliativi, perché il motivo per il quale non raggiungevano i risultati non erano le competenze, non era il corso sbagliato, non era un problema del formatore, non c'entravano niente i coach, non, la sfortuna, Facebook che ti banna, Amazon che ti blocca, no, 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 non c'entra niente di tutto questo. Il problema sei tu. Perché sei soltanto tu il responsabile dei tuoi risultati. Per cui quello che ti serve è fare un percorso di riprogrammazione mentale che ti faccia cambiare idea su te stesso, ma soprattutto su ciò che serve realmente per avere risultati nel business. Esatto, per avere risultati nel business, perché non ti dimenticare che è questo il principio che ti ha mosso. Non vuoi fare il collezionista seriale di corsi. Non vuoi fare il pensionato che davanti alla piattaforma XY si spara ore e ore e ore di informazioni. Perché per quello avevi Netflix. Costa 12,95 euro. Non lo so, forse adesso hanno cambiato il prezzo. Ma è questo ciò che ti ha spinto ad entrare in questo mercato? Il cercare un passatempo?
Beh, perché se vuoi un passatempo, ti assicuro che ce ne sono degli altri che costano molto meno rispetto a che compare migliaia e migliaia di corsi. Ecco, se invece, come è molto probabile, ciò che ti ha mosso a entrare in questo settore è la voglia di cambiare vita, la voglia di migliorare il tuo stile di vita, la voglia di creare un business, di avere la libertà di tempo e di risorse per fare quello che vuoi, o magari per prenderti cura dei tuoi cari, ecco, allora è arrivato il momento di prenderle queste informazioni e applicarle. Porre in essere azioni, devi agire, ci servono azioni, servono comportamenti per avere risultati. Non serve soltanto riempirsi la mente di informazioni. La differenza fra mente conscia e mente subconscia, direbbe Bob Proctor. Ecco, ti serve un percorso di riprogrammazione mentale. Da questo punto di vista, l'unico consiglio che ti posso dare, veramente spassionato, è quello di andare sulla pagina www.corsoimmaginevincente.com. Ti darà una panoramica del mio percorso formativo, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che ti invito di più a consultare, leggi e ascolta le testimonianze di altri studenti. Sicuramente troverai qualcuno che si trovava in una situazione analoga alla tua. E potrai percepire direttamente dalle sue parole che cosa si prova quando si passa dall'essere bloccato all'ottenere risultati. Quando si è continuamente frustrati perché ci si è provato in tutti i modi ma i risultati non arrivano, alla soddisfazione totale di rendersi conto di essere riusciti a raggiungere un obiettivo economico. www.corsoimmaginevincente.com. A tua disposizione c'è anche un numero verde 800 497 773. Ti permetterà di entrare in contatto con uno dei miei consulenti che ti aiuteranno a capire qual è la situazione migliore per te. Una soluzione ad hoc, tailor-made, pensata appositamente per le tue specifiche esigenze. Mi raccomando, continua a seguirmi sulle varie piattaforme. Ci vediamo al prossimo video. Stai lontano dalle informazioni, fai il tuo gioco e al tuo successo.